La Varesina sul campo di un Sona quasi in eccellenza per ritrovare i tre punti per la lotta playoff. Sono i padroni di casa però ad avere il piglio migliore e a costruire le prime due occasioni con una Varesina che sta a guardare e per i primi 20 minuti di fatto non arriva mai nemmeno vicina all'area veneta. Palla dentro di Koulibaly, deviazione aerea di Fabretti, palla alta. Poi Zefi è in vantaggio su Oboe dopo questo lancio da dietro da parte di Carnelos. Guardate l'azione, Zefi in vantaggio su Oboe che sgambetta il numero 4 della Varesina, per l'arbitro è tutto regolare, Oboe calcia, Basti va a deviare in calcio d'angolo. Poi si accende la Varesina e basta poco per trovare il gol. Orellana mette in moto Gasparri a destra, accelerazione, sguardo dentro l'area, palla in mezzo, carambola e sfera che danza in area piccola, palla vagante, ci pensa Tedesco, il bomber rosso-blu che segna il centro numero 7 del suo mezzo campionato. Sembra il preludio a una sfida orientata verso Venegono, ma il Sola non ci sta, continua a provarci, trova l'1-1 sugli sviluppi di un corner, Oboe salta più in alto di tutti, anticipa un incerto Basti e infila l'1-1. Il copione però poco dopo si ripete, quando la Varesina decide di accelerare è subito gol. Azione prolungata, cross di Gasparri, guardate la palla messa dentro dall'ex capitano del Legnano, spizzata di Malvestio che libera tutto solo Reiana, girata e gol del 2-1. Dubbi sulla posizione ma la rete è convalidata e questa è l'emozione che chiude di fatto il primo tempo. Con le immagini passiamo alla ripresa, ci si aspetta una Varesina in grado di gestire e colpire in ripartenza, niente di tutto questo. Se possibile il ritmo si abbassa ancora di più nella ripresa per i ragazzi di Spilli, la rovesciata di Oboe mette i brividi, ma era fuori gioco, mentre poco dopo Gasparri ha un break a sinistra innescato da Tedesco, sul suo cross non ci arriva di poco Poesio, ma è l'unico guizzo offensivo della Varesina nella prima mezz'ora del secondo tempo. Ci prova ancora il Sona con un'azione che si chiude col destro da fuori di Tuzzo che Basti riesce a contenere. Al minuto 29 la partita prende una piega incredibile, Strecchi è da destra, scambia con Ferrarese, Schiepati lo tampone, per l'arbitro è rigore dal dischetto. Lo stesso numero 6 va a calciare, Basti para, ma sul tapin arriva comunque il gol del 2-2 che riequilibra la gara. Ci si aspetta una reazione dalla parte della Varesina, ma dal calcio d'inizio che segue il gol del pareggio vi lasciamo vedere tutta l'azione, si capisce quella che è stata la giornata delle Fenici. Palleggio lento, pallone strappato a centrocampo e corsa indisturbata di Ferrari che infila in rete con un destro chirurgico dal limite. Incredibile, 3-2, non sono passati neanche 30 secondi. Il Sona una volta trovato il vantaggio si rintana in difesa, ma la Varesina non riesce ad essere incisiva nemmeno in questa fase della partita. Gasparri prima ci prova con un destro a giro che mette potenza ma non precisione, poi un'azione prolungata viene chiusa dal tentativo in girata col destro di Kate, alto sopra la traversa prima del triplice fischio c'è spazio per questa mezza rovesciata da parte di Sali che però manca il bersaglio. La gara finisce così, il Sona scopre che nonostante la vittoria retrocede in eccellenza, la Varesina si divora le chance playoff con una prestazione non da Varesina. Thank you.